Un saluto da Manuel Busetta e Luca Marino. Prima finale di questa apertura è quella di B2 che avete di fronte, Glory Hall e Newcastle. Qui con me c'è appunto Luca Marino, che è fresco fresco di promozione diretta. Grazie. Sono i suoi palmi, complimenti. Grazie, oggi grazie. Dovrei assistere a questa partita che la categoria non ti riguarda, però comunque hai guardato con un certo interesse. Assolutamente, la B2 che ha messo in mostra la squadra del Real Palermo, sicuramente che hanno dominato questa categoria, e queste due squadre che, un po' sorpresa per quanto mi riguarda, sono arrivati in questa finale, hanno battuto i più quotati Astemi Astutati. Comunque più una quotati forse Astutati, assolutamente. Gli Astemi hanno avuto sempre qualche difficoltà, sempre in 5 contati, mentre gli Astutati, con l'ingresso di Magazzurri, con buono in porta, hanno dato filo torci a tutte le squadre. Glory Hall, che ricordiamo sono partiti male comunque, perdendo la prima contro i già citati Real Palermo, che comunque hanno stravinto il campionato, quindi ci poteva stare. Poi Manuel e Giuseppe, gli innesti sono stati importanti per questa squadra. Sì, poi da Newcastle abbiamo detto, forse anche a sorpresa, che è arrivata fin qui, comunque c'è riuscita. Newcastle, che è un gruppo storico della famiglia Interschool, e alla fine adesso si trova in questo grande appuntamento con l'aggiunta di Tarantino, che permettetemi di dire non sbaglia mai, perché anche quando l'ho preso nel combatti centro subito la promozione. Chissà se qualcuno di Newcastle ti sta già sentendo. Tutto pronto, arbitra il signor Poltrona, a fra poco. Tra poco. Di Domenico porta a spasso il pallone, ancora Di Domenico, accanto a sé Scillari, che adesso lo serve. Scillari evita la rimessa laterale, salta tranquilla, ancora Scillari, c'è Migliara a allontanare, poi a chiazzatele Di Domenico, ruba pallone Di Domenico, ancora Di Domenico, andare di gore, cade Di Domenico, la palla rimane lì, poi Martorana che spara fuori, occasionissima per il Newcastle. Sì, grandissima l'occasione, insistita questa azione per gli uomini in maglia bianconera, bravo Cernigliano nella prima occasione, poi Di Domenico non è riuscito a trovare l'ottimo impatto con il pallone, la sua prima conclusione è stata murata, poi è arrivato dal retrovia Martorana. Rana, pallone alto sulla traversa, pericolosi gli uomini di Lorenzo. Capo di Lorenzo che tocca il suo primo pallone, l'appoggia adesso a Di Domenico. Martorana chiama palla, la riceve, poi scambio con Di Domenico, ancora Di Domenico, azione centrale di Di Domenico, incredibile il doppio palo per il Newcastle, che occasione! Scillari applaude comunque il suo compagno. Bravissimo, bravissimi entrambi i giocatori del Newcastle. Sfortunatissimo Di Domenico nella conclusione, che ha baciato tutte e due i pali e poi non è entrata, non ha superato la linea di Cernigliaro. Sfortunatissimi davvero gli uomini in maglia bianconera in questo frangente. Doppio palo che ha dell'incredibile. Qui intanto Scillari ruba palla ancora il Newcastle, che prova ad affondare. Scillari la finta, la mette in mezzo per Di Domenico, che stonda Cernigliaro, e stavolta trova la rete. 1-0 Newcastle, comincia bene la loro finale. Bravissimo Cillari a rubare questo pallone a metà campo, spingersi in avanti, servire dentro per Di Domenico, che è stato freddo a fare sedere Cernigliaro e a metterla lì dove i difensori non potevano più intervenire. 1-0 meritatissimo, Manuel. Approccio sbagliato fin qui dei Glory Hall, che non stanno giocando bene, tutt'altro a dire per il Newcastle, che più volte si sono fatti vedere le parti di Cernigliaro e hanno trovato il primo gol della partita. Attenzione qui Di Domenico che ruba palla, buffa ancora Di Domenico, si fa vedere anche Claudio Lorenzo che viene servito da Lorenzo, tocca il suo primo pallone e piglia così Cernigliaro, angolo per il Newcastle, buon momento per la squadra bianconera. Minuto 15, Schiller, porta palla lui, scattato da Lorenzo, poi Schiller ha provato... Aiuta, attenzione, 3 contro 2 Manuel. Sì, attenzione, 3 contro 2, la Duca, Barbaro però lo chiude, la Duca però lo manda al bar e poi il mancino di la Duca che si spegne in rete, 1-1 Glory Hall. Bravissimo qua la Duca a fare fuori prima Barbaro con un gran numero, poi a scaricare questo mancino poderoso alle spalle di Pianges, che poteva essere sicuramente un po' più decisivo. Il portiere del Newcastle si è fatto sorprendere la conclusione da lunghissima distanza, a pareggio dei Glory Hall che rientrano in partita in maniera, possiamo dire, un po' clamorosa, perché il Newcastle sembrava padroni del campo. Ma in effetti momento. Comunque il tiro della Duca sembrava un tiro facile, centrale per Pianges, che però invece non è riuscita a respingere questa palla ed è 1-1 per la Duca, inciampa sul pallone, gli ruba Di Domenico, attenzione Di Domenico sul fondo, che occasione per il Newcastle, forse c'è stato un tocco, no, è rimesso alla fondo. Sempre pericoloso Di Domenico, ha incrociato il mancino, si è spento di pochissimo alle spalle di Cernigliaro. La Duca, corto per Guaresi. Tra Guaresi cerca spazio per il suo tiro, invece poi trova Buffa, posizione filata Buffa, piange e se ne spinge ancora Buffa, Martorana non riesce a chiudere, commette anzifallo, calcio di punizione per i Glory Hall. Ma che palla gli ha messo Guaresi a Buffa, Manuel, grandissimo il taglio, questa palla filtrante di Guaresi, trovato Buffa che poi ha trovato solo Piange sulla traiettoria del suo tiro. Bravo il portiere di Newcastle in questo frangente.
Barbaro, verticalizza per Martonana che la controlla male, poi la Duca subisce fallo, si continua, attenzione Guaresi, Guaresi sul fondo! Attenzione Tanchina appoggia dall'altra parte per la Duca, ma c'è l'anticipo di testa di Martonana, poi prova a partire veloce di Domenico, Cantarano lo molla, gran giocata di Domenico, sigla 2-1, vantaggio ancora Newcastle! E ancora una volta bravissimo Di Domenico che ha fatto fuori Caldarella, se non mi sbaglio Manuel, e poi ha superato un Cernigliare in uscita, anche lui non ha coperto benissimo la porta su questa uscita e ha approfittato Di Domenico per portare i suoi due uomini in vantaggio. Di Domenico che rimette le cose a posto, 2-1, doppietta personale, occhio alla risposta di Gloriolo con questo tiro di Tranchina che si spegne sul fondo. Ora Guaresi che difende il pallone, prova da centrarsi palla per Tranchina, Tranchina scarica di tacco, ma c'è la chiusura di Riccardo Barbaro che sta facendo una partita monumentale lì dietro, occhio di Domenico. Che crepanico di Domenico, tu per tu con Cernigliaro alla meglio il numero 46 di Gloriolo, adesso Caldarella, Gloriolo che per uscire incontro vede ma nulla di fatto, ma gran parata poco fa di Luigi Cernigliaro, grandissima la parata di Cernigliaro che tiene ancora i suoi in partita, ma grandissimo ancora di Domenico a rubare un pallone a metà con l'avversario a portarsi davanti al portiere dei Gloriolo. Ribadiamo ancora una volta fondamentale in questo frangente Luigi Cernigliaro. Tranchina va a battere la rimessa tra le appoggia per Guaresi, Guaresi si libera di Barbaro, poi Tranchina, poi ancora Guaresi, Guaresi pianges con il piede a dire di no, poi attenzione prova a uscire in contropiede di Domenico ma la chiusura di Cacioppo dice di no. Bravissimo anche pianges nel frangente poc'anzi nella parata coi piedi sul tiro di Guaresi. Ora arriva l'altro portiere Cernigliaro a vuoto qui di Lorenzo, recupera Cile, poi Guaresi dal nulla spaventa la difesa del Newcastle. Mamma mia Guaresi quando tira è davvero pericolosissimo, fa davvero paura a Pianges. Forse è finito il primo tempo, sì, infatti sì, è così, fischiato, signor Cultura. 2-1, quindi i primi 25 minuti di questa finale, avanti Newcastle, vantaggio fin qui meritato secondo me. Assolutamente, Manuel, hanno creato più occasioni pericolose davanti alla porta di Cernigliaro, un po' trovato il pareggio di La Duca, sinceramente, un mezzo errore di Pianges, solamente quando si accende Guaresi sembrano pericolosi questi Gloriolo. Le squadre sono a riposo e ci riposiamo anche noi. Tutto pronto per il secondo tempo, all'intervallo nessuna intervista, squadre... Che... Silenzio stampa. Tensione altissima per entrambe le due formazioni, beh possiamo capirlo. Beh. La Duca, chiama palla Guaresi. Guaresi che adesso la riceve e arriva il pareggio di Gloriolo e il Guaro, Guaresi, due pari. Bravissimo Guaresi ad approfittare di questo pallone lungo linea lanciato dal compagno a incrociare il suo destro e a sorprendere Pianges per il gol del 2-2, immediato il pareggio di Gloriolo in questo secondo tempo. La difesa del Newcastle non se l'aspettato, non si aspettava questa azione, è arrivato il pareggio dei Gloriolo con questa palla di Domenico, ci pensa lui. Di Domenico, Cernigliaro è poi incredibile, Tarantino si ritrova la palla sui piedi e non riesce a controllare, occasionissima per il Newcastle per riprendersi il vantaggio, poi attenzione questa palla dentro, esce Cernigliaro, adesso Guaresi, il Gloriolo che adesso provoca la tensione, Guaresi, la rimonta del Gloriolo, ancora lui, al cuore, Guaresi, 3-2. Dal possibile 3-2 per il Newcastle con quell'occasione di Domenico e Tarantino al gol del 3-2 effettivo dei Gloriolo. Ancora una volta Guaresi che non ha sbagliato di fronte a Pianges, l'ha superato con un tiro precisissimo e potente come suo solito. Gloriolo era in vantaggio. Che secondo tempo dei Gloriolo! Dalle stalle alle stelle, adesso si trovano avanti. Ha già dimostrato. Non riesce a superare l'avversario. Attenzione, questo 2 contro 1 Guaresi. Apertura per Cacioppo. Pianges. Acchiappano il pallone. Adesso la frena si sta accendendo. Guaresi corre per il pallone. Guaresi e poi ancora Pianges. A evitare il gol del 4-2. Bravissimo Pianges. Poc'anzi, Guaresi onestamente ha sbagliato il pallone. Pianges si è potuto approfittare. Il pallone è troppo lungo per la Duca. Poi ha sbagliato il rinvio, ne poteva approfittare ancora una volta Guaresi, è stato bravissimo il portiere dei Newcastle. Occhio perché siamo dall'altra parte con Di Domenico che punta buffa, ancora Di Domenico che adesso col tacco serve a Tarantino, attenzione, c'è spazio per il suo mancino, ma Cernigliaro respinge col piede, occhio adesso le scuse sono lunghissime e poi adesso si ricomincia da Pianges. Bravissimo poc'anzi Luigi Cernigliaro ancora una volta a respingere con i piedi il mancino di Piero Tarantino che ora fa spazio a Martorana.
Martorana adesso che cerca di difendere questo pallone, si libera di Caldarella, poi Martorana, c'è Migliaro ancora una volta con i piedi, bravissimo però Martorana nell'azione di sfondamento nei confronti dell'avversario, è riuscito a liberarsi del suo diretto marcatore, poi si è girato ma ha trovato un ottimo Cernigliaro. Attenzione, Martorana sbuca adesso Di Domenico finta il tiro e poi la Duca, Claudio De Lorenzo, che legno del numero 91 di Newcastle, mamma mia, sfortuna in casa bianconera. Ma che bordata quella di Claudio De Lorenzo, che si è spenta, anzi più che si è spenta, attenzione, attenzione dall'altra parte, Piantes come un kamikaze sui piedi di La Duca, adesso la partita sta scendendo, ci prende anche adesso prova a cercare di far uscire la sua squadra, Guaresi, buona palla per Tranchina, Tranchina tu per tu con Piantes e Tranchina ha avuto la palla dal 4-2 qui, incredibile, si è avuto la palla che poteva chiudere il match, non è stato freddo quanto bastava per superare Piantes, pallone che si è spento sul fondo. Occhio Newcastle con Cillari, Tranchina che lo aspetta, Cillari dalla distanza, l'ha toccata Cernigliaro e calcio d'angolo. Poi sbuca Di Domenico a cercare di sorprendere tutti, ancora Di Domenico che difende questo pallone, sta arrivando anche Guaresi dalla mano, ma c'è la chiusura di Cacioppo, poi arriva Barbaro nel suo tentativo a vuoto, attenzione, Guaresi! Guaresi! È il cuore Guaresi! La tripetta personale! È lui l'uomo della finale! È un giaguaro Guaresi, davvero bravissimo, ha approfittato del pallone rubato da Cacioppo, fondamentale questo frangente mondo, dobbiamo dirlo, Cacioppo a rubare questo pallone, poi Guaresi che non si fa qua inquadrare, ci saluta, una pressione sontuosa questa sua finale. Incredibile, Guaresi che fa la tripetta, forse la tripetta decisiva per mandare Gloria in Serie A e se ne va. Non è qui, capisce tutto la Duca, poi Tarantino cerca di allontanare, recupera adesso palla Tranchina, fallaccio di Claudio De Lorenzo e questo è un giallo gratuito per il numero 91 del Newcastle. Sì, davvero inutile questo intervento nella metà campo del Glory Hall. Punizione allora per il Glory Hall quando siamo al quasi minuto 23. La punizione di la Duca direttamente nella casa sua e c'è il gol di la Duca, incredibile punizione del numero 9 del Glory Hall. L'ha toccata Piantes ma non è bastato, il 5-2, il gol che manda il Glory Hall in Serie A. Eh sì, la Duca li manda in paradiso davvero, ma gravissima disattenzione di Piantes che ha preso un gol dalla lunghissima distanza su calcio da fermo, davvero da rimarcare questo errore di Piantes, ma davvero grandissima la conclusione di la Duca che ribadiamo manda in Serie A i Glory Hall. La palla che adesso termina con Cernigliaro, buffa, anticipato il cazzo d'oretta, attenzione, numero 91 di Newcastle che si porta avanti, cerca di puntare adesso Caldarella, palla per Di Domenico, esce Cernigliaro, Di Domenico! Per il gol del 5-3, attenzione! Ma credo che ormai sia finita. Sì, per la statistica questo gol di Domenico che è stato l'ultimo a mollare, autore di una tripletta. Sì. Sì, tripletta di Domenico, un minuto di recuperazione del signor Cultrona, manca solamente il suo fischio per ufficializzare questa notizia comunque, Manuel. Lato di Lorenzo, palla dentro, buffa da allontanare, attenzione Martorana, e finisce qui, i Glory Hall sono in Serie A, grande partita della squadra con la maglietta gialla, capitanata da Cicciogliata, che erano sotto di 2-1 nel primo tempo e nel secondo tempo hanno fatto una partita incredibile firmata dalla tripetta strepitosa del cuoro Guaresi e poi ciliegina sulla torta con la bellissima punizione di La Duca. Onore a Newcastle che comunque ci hanno messo il cuore come sempre quando non è bastato. Sì, Newcastle che hanno disputato un ottimo primo tempo in questa finale di playoff di Serie B2, hanno tenuto ottimamente il campo nei primi 25 minuti, poi sono crollati nettamente nella ripresa con dove hanno subito due gol nei primi 3 minuti che hanno ribaltato completamente il risultato. Serie A, come hai detto tu Manuel, meritata per questi Glory Hall con un grandissimo Guaresi, un grandissimo La Duca, un grandissimo Cernigliaro anche. Gli abbracci dei Glory Hall, una finale vinta e meritata, però ci hanno messo tutto e sono riuscito a portare a casa l'obiettivo, quindi alla clausura vedremo i Glory Hall in Serie A insieme, incontrerò anche te Luca. Sì, i Basber e al Palermo lo annunciamo il colpo. No. Va bene, allora ce lo teniamo stretto. Allora, ancora complimenti ai Glory Hall. Ci vediamo per domani per un'altra finale, questa volta di Serie B1 che avete di fronte. Super Santos e Frankie Stick. E Glory Hall sono in Serie A. Sì, 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 sì.
Una grandissima partita. Primo tempo, diciamo, eravate in Serie B2, nel secondo tempo in Serie A, ecco. Secondo tempo la grande squadra, hanno giocato benissimo. Io purtroppo, senza il capitano si può andare tranquillamente in Serie A. Si va anche meglio. Tra l'altro io lo volevo fare giocare anche 5 minuti, era una partita delicata, se il capitano non se la sentiva. Una partita giocata col cuore. Vittoria ottenuta a denti stretti, tutto meritato anche dalla tripletta del signor Guaresi, che segna e se ne va. Se ne va da vincente. Con stile, possiamo dire. E poi la Duca, la punizione. Punizione del dragone. Comunque, gran bella partita. Newcastle, però, ve ne ho fatto paura. Sì, sono una squadra equilibrata. Comunque, lo sapevamo che sarebbe stata un po' difficile, ma abbiamo meritato, credo, tutto sommato. Diciamo che abbiamo vinto il secondo tempo, abbiamo scattato. Il secondo posto in classifica era nostro, diciamo chiaramente. Siamo scivolati, però ce lo siamo ripresi con gli interessi. Giusto, bravo. Diamo inizio ai festeggiamenti, ma qualcosa di mercato vogliamo dire? C'è qualche notizia di mercato che circa? Bomba di mercato? Ci sono voci che dicono una Duca già in Serie A del Palermo, però. No, teniamo qua. A me volevo ingaggiarmi in Real Palermo prima della Serie B2, però già avevo preso in mano. Sì, Barbaro me l'aveva chiesto. Retroscena, questi rimangono tutti, tranne Guaresi, che purtroppo. Quindi squadra confermata senza Guaresi, giusto? Sì. Guaresi non. Ci serve un nuovo Guaresi. Vice Guaresi. Vedremo cosa accadrà nel calciomercato. Congratulazioni, Glorioli, ci vediamo in Serie A. Ci vediamo in Serie A. Ciao ragazzi, ciao.